sono tornato al punto di partenza. Oh, anche lei è partito alla galera. Grande istituzione, la galera. Non è facile andarci per un uomo d'affari, ma quando ce lo mettono gli fanno un grande piacere. Ma sì. Ma certo, vedi, se tu firmi una cambiale puoi stare tranquillo 4 mesi, ma alla scadenza devi pagarla. Se invece nel frattempo ti mettono in galera, tu non paghi niente e nessuno ha niente da pretendere da te, perché il tuo debito verso la società lo hai pagato con il carcere. Di modo che... quando esci, se tu vuoi, puoi ricominciare da capo con il denaro opportunamente occultato. Il vero fallimento è se tu resti fuori e paghi le cambiali. E se cominci a pagare le cambiali, allora sì che vai in rovina. E quelli che hanno preso le cambiali non dicono niente. Ma si dicono. Dicono un sacco di parolacce se non paghi. Ti mandano un sacco di accidenti, di maledizioni. Non puoi pretendere che ti dicano grazie. No, ma non fanno altro. Ci fanno. Ma se la vedono tra loro, vedi, la cambiale fa un lungo giro, passa di mano in mano, si copre di firme. Alla fine, se vai in protesto, cominciano i guai. Ho capito. È la specie della catena di Sant'Antonio. In un certo senso. Comunque, se uno intasca una cambiale in protesto, cerca di riavere i soldi da chi gliel'ha pioppato, oppure di riprendere la merce che gli ha venduto. E così fanno tutti gli altri. Se ci riescono, bene. E altrimenti cominciano gli atti. Allora, carta da bollo, avvocati, spese.